Ok, diretta in partita, perfetto. Allora, facciamo Lavoro. l'appello. Allora, risotto presente, flaminio lo vedo, il grano la vedo, l'uovo la vedo. Presente. Davide si deve collegare, immagino, lo giacco, l'ho sentito, l'ho visto, ma chi lo vedo, Sera lo vedo, Palomba lo vedo, Susilvieri lo vedo, Tattulli non è solo lì. Quindi, ok. Allora, punto 1. Con l'indicazione del Presidente chiedo la cortesia, come al solito, di tenere tutti gli audio disattivati, per favore, perché c'è un ritorno che fa spavento, e di scrivere in chat quando si vuole intervenire, così almeno facciamo i lavori bene, senza eccessivo casino. Quindi solo queste due cose. Allora, punto 2. Mozione Prot 5463. Riqualificazione edicola di via San Vincenzo proposta dal gruppo consiliare a sinistra. Collega Massera. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti i colleghi. Illustro prima quello che è il testo della mozione, poi vado a leggervi l'impegnativa. Io credo che tutti noi, come dire, sappiamo quale sia la condizione dell'edicola che è presente all'inizio di via San Vincenzo, scendendo verso Brignole, sulla destra. Quello che secondo me potrebbe essere interessante, un po' in modo simile a quello che è già successo con l'edicolibro di Piazza della Meridiana, con l'edicola di Via Luccoli che è attualmente destinata al portinaio di quartiere, sarebbe far sì che il municipio in qualche modo tentasse di attivarsi per riqualificare l'edicola e magari cercare di fare qualcosa anche di più particolare e interessante. Nello specifico, quello che io propongo è che l'edicola diventi una sorta di spazio espositivo per giovani artisti genovesi. Quindi, nello specifico, quella che è l'impegnativa che vado a leggervi è: si impegnano il Presidente e la Giunta Municipale ad attivarsi con gli enti preposti per avere informazioni sullo stato e sulla proprietà dell'edicola e successivamente a elaborare un progetto di acquisizione e ristrutturazione dell'edicola in collaborazione con altri enti, per esempio il Comune e l'Accademia delle Belle Arti, per riqualificarne la struttura e rimetterla a disposizione della comunità nella veste di spazio espositivo permanente per giovani artisti genovesi che possano fruire gratuitamente dell'edicola attraverso un processo di call for ideas lanciate e valutate dagli enti coinvolti a cadenza periodica da definire. Ho terminato, Grazie. grazie. Grazie, collega Massera. Prima di lasciare la parola agli altri commissari, un intervento su questa mozione. Mi sono confrontato con il presidente del municipio, il quale mi ha informato che su questa pratica la giunta la sta seguendo da 2 o 3 anni, se non mi ricordo, quindi sarebbe sul pezzo. Il presidente le suggeriva di trasformare la mozione in interrogazione, perché è una pratica che stanno già seguendo come giunta, quindi sarebbe più opportuno un'interrogazione che una mozione. Poi lascio la parola agli altri colleghi. Se qualcuno vuole prenotarsi, lo scrive in chat così lo vedo. Se no, replico alla sua richiesta, Sì. Presidente. Aspetto eventuali interventi, ma siccome non c'è nessuno che vuole esprimersi. Ah, lei, collega. Ah, vedo. Saluto la collega Davite che è entrata adesso, ok? Grazie, buongiorno a tutti. Prego. Per me Buonasera, nessun prego. problema, nessun, sì, arrivo, scusi Presidente. Per me nessun problema nel trasformare la mozione in interrogazione per conoscere quale sia lo status quo, diciamo, della pratica e dei lavori. Dopo, come dire, la risposta all'interrogazione, eventualmente ripresenterò la mozione come dire, per l'obiettivo preposto, che non è soltanto la riqualificazione dell'edicola, ma il destinarla ad un uso che sia, diciamo, artistico-culturale, di spazio espositivo, che, come dire, vista anche la carenza di spazi espositivi per i giovani artisti genovesi. Ecco, quindi non c'è problema, ritiro la mozione, la ripresento come interrogazione per il prossimo consiglio e in base alla risposta che mi sarà data in consiglio, poi provvederò eventualmente a ripresentare la mozione sotto altra forma. Perfetto, sì, direi che la procedura è migliore, così almeno lei conosce poi quello che esattamente ha fatto la giunta e poi farà giustamente le sue valutazioni eventualmente. Quindi la ringrazio per la disponibilità. Allora, andando Grazie a lei. avanti, punto 3.
Mozione Prot 45550, Bibliobus, biblioteca itinerante, proposta dal gruppo consigliare AM Sinistra. Sempre a lei, collega Massera, prego. Buongiorno di nuovo, grazie di nuovo per la parola. Allora, per quello che riguarda questa mozione, mi sono, come dire, preso spunto, mi sono ispirato da un'iniziativa che è già presente nel comune di Milano e che ho linkato nel testo della mozione. E se poi, come dire, volete approfondire, posso mandarvi anche qui in chat. Fondamentalmente nel comune di Milano, insieme alle biblioteche locali, è stato istituito una sorta di bibliobus, così definito, ovvero sia una sorta di piccolo van, una biblioteca itinerante che si sposta nei vari quartieri della città, di modo da poter rendere fruibile la cultura e la lettura dei libri anche a persone che non vivono nei dintorni, di una biblioteca o che non possono permettersi l'acquisto di libri. Io personalmente credo che, vista la circostanza che stiamo vivendo legata al Covid-19, questa mozione sia ancora più interessante, considerata la chiusura di tutti i luoghi di cultura, i cinema, teatri, musei, biblioteche, e soprattutto darebbe la possibilità a persone, magari anche anziane, che non possono muoversi autonomamente per raggiungere le biblioteche, di essere raggiunte a loro volta dalla biblioteca. Procedo quindi a leggervi l'impegnativa. Si impegnano il Presidente e la Giunta Municipale ad attivarsi in collaborazione con gli enti preposti, siano essi il Comune di Genova, il sistema bibliotecario locale, le partecipate, per dare vita a un'iniziativa analoga a questo, appunto, Bibliobus, nel municipio Centro-Est. Una sorta di Bibliobus sulla falsa riga del servizio che AMIU offre per i rifiuti ingombranti, per capirci, un mezzo elettrico o alternativo, ma comunque sostenibile dal punto di vista ambientale, che raggiunga alcuni luoghi cardine del territorio municipale, possibilmente uno per quartiere, ad orari specifici e frequenza settimanale, e permetta a tutta la cittadinanza, attraverso lo strumento del prestito bibliotecario normalmente regolato, di fruire di libri di testo e narrativa in modo completamente gratuito. Grazie. Grazie collega Massera. Allora, su questa mozione un paio di parole. Allora, io mi sono informato perché mi risultava e ho fatto un passaggio presso la direzione dei beni culturali del Comune di Genova, anche perché nello scorso sopralluogo, scorsa commissione abbiamo fatto sopralluogo alla De Amicis e appunto mi sembrava che si fosse detto in certe frasi. Ho avuto conferma che il prestito bibliotecario è tranquillamente attivo, quindi sebbene non si possa, diciamo, andare a fruire, come dire, degli spazi dentro la biblioteca, il prestito bibliotecario invece è tranquillamente attivo. C'era stato detto in sopralluogo di trasmissione alla De Amicis e per scrupolo mio personale, perché io sono un mezzo topo di biblioteca, quindi per scrupolo mio personale ho fatto un passaggio con le beni culturali a direzione, mi è stato confermato che il prestito bibliotecario è tranquillamente funzionante. Addirittura si è come dire, passati anche al sistema online informatico di prenotazione. Quindi diciamo che da un certo punto di vista questa mozione è un po' superata. Dall'altro, alla luce anche delle informazioni che mi è stato detto al telefono, che non le saprei spiegare bene nuovamente, le dico la verità. Però la direzione mi è stato detto, riferito, che già da un anno, cioè prima del Covid praticamente, stavano operando sul anche utilizzo dei famosi maggiordomi di quartiere come strumento per, diciamo, mezzo ulteriore per la distribuzione dei libri, che poi ovviamente un po' si è fermato anche per la questione Covid, perché comunque un aspetto che magari può non essere immediato, il prestito bibliotecario, sia la consegna che la restituzione, tutti i libri sono come dire, con un sistema di quarantena. Il suggerimento mio personale, collega Massera, se lei è d'accordo, è questo. Rinviamo, non le chiedo di ritirarla, rinviamo questa mozione ad una prossima seduta, così almeno io ho modo di approfondire meglio il tema, perché guardi, mi sono telefonato, sono stato a mettermi in contatto mezz'ora prima della commissione. Approfondisco il tema e in maniera informale le do una spiegazione, poi si valuta se continuare a presentare la mozione oppure no. Io le chiederei un rinvio ad una prossima seduta, se me la concede. Collega Massera.
Grazie Presidente. C'era anche il collega Lo Giacco che voleva prendere parola, quindi cerco di essere breve rispetto a questo aspetto. E, ma intanto la ringrazio per le informazioni. E, in un certo qual modo, sì, il fatto che il prestito bibliotecario continui a esistere, per fortuna, sembra essere sovrapposto alla mia proposta. Nella realtà, quello che io intendo è come dire, che il fatto che ci sia una sorta di veicolo che porti i libri fondamentalmente in luoghi non comunemente raggiunti o non comunemente nei pressi delle biblioteche può agevolare le persone, soprattutto le persone anziane, penso, ma non solo, penso anche alle famiglie con bimbi piccoli e affini che magari non conoscono o non fruiscono in modo immediato del prestito bibliotecario e avendo invece una sorta di appunto di biblioteca itinerante sotto casa possono essere più incentivate a sfruttare questo strumento. L'esperienza diciamo virtuosa del Comune di Milano poteva essere un esempio anche che il nostro sistema bibliotecario in qualche modo poteva riprendere. Dopodiché, per quanto mi riguarda, non c'è nessun problema a rinviare la mozione a una prossima seduta di commissione, e magari avendo anche informazioni più chiare del sistema bibliotecario stesso. Dopodiché, ecco, non vorrei che, tuttavia ci tengo a sottolinearlo, che il senso della mozione non è soltanto l'accesso al prestito bibliotecario, ma che per fortuna appunto, come lei ricordava, continua ad essere possibile. È più una questione di raggiungere le persone con i tomi e con come dire, una cultura itinerante laddove la cultura fa fatica ad arrivare, ecco tutto qui. Però appunto nessun problema a rinviare la mozione e lascio la parola al collega Lo Giacco che voleva parlare, grazie. Sì, la ringrazio collega Masserati perché per appunto io non sarei in grado di spiegarlo perché addirittura si parlava proprio addirittura di prestito a domicilio, quindi per questo le chiedevo la cortesia di un rinvio in modo tale da fare una raccolta informazioni puntuale e quindi a quel punto prendere una decisione. La ringrazio per la disponibilità, ma do la parola al collega Lo Giacco, prego. Sì, buongiorno a tutti. Penso che questa mozione sia una portata al tavolo della Commissione, un'ottima idea. E personalmente non vedo questo rinvio, anche se non ci sono tante informazioni. Per quanto mi riguarda, si potrebbe votare come commissione con l'opzione delle informazioni, come ha detto il Presidente, perché è una bellissima idea ed è diversa dal pensiero, come ha detto lei, Presidente, in merito al libro consegna domiciliare oppure le biblioteche aperte. Qui stiamo parlando di un servizio itinerante con... Grazie. È saltato un attimo un pezzo del suo audio, sì, ma ho capito. Sento. No, io chiederei comunque invece il rinvio per senso motivo, in modo tale che in base alle informazioni che abbiamo, eventualmente si vanno a fare le modifiche che eventualmente potrebbero servire alla mozione per una questione anche di praticità. Quindi io direi che rinviare al prossimo mese, se c'è. Quando dico prossima seduta di commissione, dico sempre a quella del mese successivo, voglio sempre essere chiaro che non mi piace tirare le cose prelunghe, chi mi conosce lo sa bene. Quindi io rinvierei, visto che il collega è stato disponibile, alla prossima seduta. Io mi ripeto, mi faccio carico di dare le informazioni complete, proprio perché, ripeto, c'è una cosa in itinere in comune e voglio capire, e mi sembra corretto prima di portare in voto una cosa capire la situazione e poi nella prossima seduta del mese di aprile senza nessun problema io la calendarizzo. Quindi collega Massera, io la ringrazio doppiamente per la sua disponibilità istituzionale in questa giornata, grazie ancora, molto gentile veramente. Allora, andando al punto 4, mozione PROT 79725, targa culturale Giovanni Carbone, proposta dal gruppo consigliare Lega Salvini Premier. Collega Olivieri, prego. Buongiorno collega. Allora, il gruppo Lega Salvini Premier ha proposto, scritto questa mozione che riguarda una targa presente in via Gramsci. Da dove nasce? Nasce dal fatto che un giorno passando via Gramsci
Ho notato questa targa anche abbastanza grande, praticamente incuriosito, fatto dal mio lato della curiosità storica della nostra città, delle nostre origini, eccetera, sono andato a vedere a chi è dedicata questa targa e ho scoperto una storia bellissima. Targa è dedicata a un tal Giovanni Carbone, un ragazzo di 22 anni che lavorava in quella che è via Gramsci, che all'epoca aveva un nome diverso, era via Carlo Alberto. Che cosa fece questo ragazzo di 22 anni? Durante l'insurrezione con gli austriaci si ritrovò in mano le chiavi della città, rese poi al doge. E qui è anche una narrazione quasi da leggenda, perché la frase usata da questo ragazzo nella consegna delle chiavi è particolarmente bella, significativa. La frase dice: signori, queste sono le chiavi che con tanta franchezza lor signori serenissimi hanno dato ai nostri nemici. Procurino in avvenire di meglio custodirle, perché noi col nostro sangue recuperate le abbiamo. Ma il gesto più bello di tutta questa vicenda è che a Giovanni Carbone fu proposta una cifra per ricompensarlo delle sue gesta. Cifra che lui rifiutò. Allora, premetto che questa probabilmente sarà l'ultima mozione come Lega che porteremo su targhe e via discorrendo. Io ci vedo una storia bellissima dietro, meritevole di avere una targa perlomeno leggibile. Ecco perché la propongo a questa commissione, ma non solo. Vi chiedo se in parte la condividete, se anche voi vedete questa bellissima storia, di poterla condividere la nostra come commissione, come maggioranza e anche. Ci sono domande, sono questione. Grazie. Grazie collega Susilibiri. Allora, quindi la richiesta è la giunta delle firme da parte di maggioranza e opposizione. Se non ci sono interventi, io farei come al solito, come dire, domanda singola sulla giunta delle firme, così siamo un po' più pratici, se non ci sono richieste di intervento in particolare. Non vedo richieste di intervento, allora faccio. Allora, Flaminio, per la lista Vince Genova aggiungete la firma? Sì. Ok, vedo la difficoltà. Belgrano per il PD? Sì, perfetto. Bellomo per Fratelli d'Italia? Ah, scusami, sì, ho detto, era... Sì, no, voltata ma accesa, vedo il sì con la testa, lo prendo per sì. Buono. Ok, anche Bellomo, perfetto. Davide? Sì. Perfetto. Lo Giacco? Sì. Ok, ma chi? Sì. Masera? Sì, certo. Palomba? Sì, certo. Vabbè, quindi è stata firmata da tutti i gruppi, quindi è stata mozione di commissione. Io direi che se non ci sono interventi contrari la darei per approvata all'unanimità. Prego, Stefano Grano. Maria Luisa, l'audio. Okay. Io vorrei dire che dietro a tutte le targhe ci sono delle belle storie, quindi sarebbe importante che tutte le targhe fossero curate e messe in modo decoroso in tutte le strade di Genova. Prego, prego. Allora, c'è un audio che è aperto, che non riesco a capire qual è, per favore chiudetelo perché mi rimbomba l'audio a me. Olivieri, prego. Volevo solo ringraziarvi tutti, ragazzi. Grazie. Ok, quindi non ci sono interventi contrari, allora la do approvata all'unanimità. Punto 5, gruppo di lavoro, gioco d'azzardo. C'è un audio aperto, sì. Leonardo, il tuo audio aperto. Ah, scusatemi.
Gruppo di lavoro, gioco d'azzardo, ludopatia, presentazione effettuali delle riparazioni. Collega Loggiacco, prego. No, volevo dare la parola al collega Palomba. Ok, va bene. Collega grazie. Palomba. Grazie Presidente, grazie a Lino Loggiacco con cui abbiamo lavorato per la presentazione di alcune suggestioni e suggerimenti in merito al discorso alla lotta alla ludopatia. Allora, molto brevemente, noi sappiamo che il Comune di Genova è già impegnato nella lotta alla ludopatia, tant'è che è stata recepita nel regolamento, già se non sbaglio dal 2015, alcune limitazioni sull'apertura di case. Cioè, c'è un rumore di sottofondo. Non so se qualcuno la... adesso non più. E anche ha recepito alcuni requisiti indispensabili per l'apertura delle sale da gioco, per esempio la distanza da luoghi sensibili come le scuole, come gli istituti di cura e di prevenzione. Segnalavano anche per esempio le informazioni rispetto al problema della ludopatia, che comunque è una piaga a livello nazionale. Col collega Loggiacco abbiamo preso un po' di dati e si calcola che nel 2016 addirittura si parlava di 96 miliardi di euro bruciati nelle sale gioco, sia online, sia nelle sale gioco fisiche che in quelle online, quindi è circa il 4,4% del PIL. E oggi arriviamo, secondo alcuni studi, si ipotizzava l'arrivo quasi al 10%, dall'8 al 10% del PIL. Nelle situazioni di crisi, Durkheim ci insegna che probabilmente ulteriormente si acuiscono certe manifestazioni di malessere che poi sfociano in patologie e dipendenze, in questo caso come la ludopatia, che riguarda peraltro delle categorie, delle fasce deboli principalmente. Quindi da una parte è necessario combatterla, dall'altra però c'è anche un intervento sanitario che è di contenimento e di recupero del soggetto ludopatico, che come accade per esempio per la tossicodipendenza e l'alcolismo, comunque incide sul benessere di tutta la famiglia, di tutta la gente che è attorno. Sappiamo anche che spesso il racket del commercio delle macchinette in mano a loschi figuri. Sappiamo altresì che però per lo Stato, esattamente come il monopolio del tabacco, cuba parecchi miliardi, quindi sono anche soldi che dal punto di vista della tempestività degli introiti entrano subito nelle casse dello Stato. Peraltro le macchinette non si sono limitate ad essere contenute nelle sale giochi, ma si sono diffuse anche in luoghi, per così dire, negli ultimi 10 anni, per così dire, neutri, come i bar e non ultimo anche i tabacchi. Quindi c'è molta possibilità. Allora, non crediamo come gruppo di lavoro che... pur nell'impegno, perché Genova è stata forse una delle prime città a intervenire nella regolamentazione delle sale da gioco, però che sia servito a granché, pur avendo introdotto alcuni requisiti di cui prima citavo, il più importante è il distanziamento di queste sale da gioco, ma poi voglio dire, se la macchinetta la trovi all'interno di un bar e all'interno di un tabacchi, va che comunque non risolvi il problema se la sala gioco distante dalle poste, dalle banche, dallo sportello bancomato, da altri luoghi. E di conseguenza noi abbiamo pensato che si potessimo proporre di introdurre
all'interno del, di un futuro regolamento due suggestioni. Una è la definitiva eliminazione dei vetri oscurati nelle sale giochi e di tutti gli adesivi che poi tendenzialmente tendono a coprire quello che succede all'interno. Perché secondo studi psicologici, dal punto di vista del ludopatico, il buio, il fatto di ricreare un'atmosfera molto vicina a quella di un casinò, influisce in maniera negativa sulla voglia di gioco, perché ricrea un'atmosfera serale che è molto vicina a quelle che sono le sale da gioco e tipiche, quelle che conosciamo tipicamente. Quindi il fatto che i vetri debbano essere trasparenti e quindi si possa vedere all'interno come tutti gli altri negozi, riteniamo che possa contribuire ad essere un deterrente per la frequentazione delle sale da gioco. E l'altra cosa che ci tenevamo a segnalare col collega Lo Giacco è che riteniamo anche importante evidenziare, ma forse questo era già stato detto in passato dalla giunta passata, adesso non ricordo, quindi non voglio mettere un cappello su un'idea che era già stata precedentemente presa, ma la vogliamo rivalutare e riproporre, il fatto di fare un registro di tutti gli esercenti che rifiutano categoricamente nei loro negozi di inserire delle slot. Quindi qua parliamo chiaramente di bar e tabacchi, principalmente, affiggendo alla vetrata del loro negozio, all'ingresso del loro negozio, un bollino che riconosca il virtuosismo, la virtù di questi esercenti, che ben sapendo che comunque la slot, e questo me l'hanno detto in tanti, quando poi ho fatto una breve, per così dire, un breve sondaggio tra quelli che avevano le macchinette, le slot, pur sapendo che queste macchinette tendenzialmente riescano a pagare l'elettricità e altre spese fisse di un bar tabacchi, hanno deciso, per una questione etica, per una questione valoriale, di non cedere ai facili compensi che derivano appunto dall'utilizzo delle slot machine. E questo, secondo me, è qualcosa che deve essere valutato positivamente e portato avanti. E quindi quello che si propone è di fare un registro di questi esercenti e di cercare in un certo modo, anche se non è compito chiaramente del municipio, del comune, di pubblicizzare questa scelta forte di non avere all'interno le slot machine, non utilizzare questi escamotage, anche se ci rendiamo conto che in periodi di crisi forse sempre più bar e tabacchi cederanno a queste lusinghe. Queste erano le due suggestioni che io e il collega Lo Giacco volevamo portare in commissione. Mi permetto di aggiungere una visione a 360 gradi, che la lotta alla ludopatia chiaramente rimane un po' paradossale in un sistema in cui a livello nazionale si scende, tra virgolette, a patti con questo sistema di lobbying delle slot machine, delle sale scommesse, e poi a livello locale, no, il Davide combatte la ludopatia, che sta diventando una piaga, esattamente come la tossicodipendenza, l'alcolismo, eccetera, eccetera, per cui lo Stato poi deve intervenire, le istituzioni devono intervenire in termini sanitari, erogando dei contributi, quindi spendendo dei soldi, quindi diventa anche un danno sociale, oltre che chiaramente un problema etico. Quindi che l'istituzione sia padre e patrigno nello stesso momento mi fa un po' sorridere. Ci vorrebbe un po' di coerenza in tutta la scala verticale che porta dal consigliere municipale fino al presidente della Repubblica nel trattare un tema così delicato, quantomeno prendere le distanze dalle sale da gioco. E qui concludo.
Grazie collega Palomba. Allora, ho letto l'intervento del collega Olivieri nella chat che è saltata la connessione. Brevemente, poi se il collega Olivieri ha liberato, lascio la parola. Il primo pezzo dell'intervento del collega Palomba riguardava sulla richiesta di eliminare i vetri oscurati e gli adesivi che impediscono la visione di chi accede nella zona slot, molto brevemente, perché secondo uno studio, da quello che ho capito dell'intervento Palomba, una questione psicologica si sarebbe di fatto un disincentivo. Ho sintetizzato giusto, Palomba? Perfetto. Olivieri, prego. Sì, fermo restando che sono assolutamente convinto dalla tesi del collega Vincenzo, però mi domando se invece per il cittadino medio che passa davanti a un locale di slot machine, di casinò, adesso con i vetri oscurati, quindi non vede che cosa c'è dentro, se invece non possa dire l'effetto contrario, guarda, trovandosi di fronte a un Luna Park dove invece può essere tentato di entrare. È l'unica osservazione e curiosità che ho sul tema, mentre invece sull'altro punto, quello di evidenziare gli esercenti, tipo bar e tabacchi, che non accettano al loro interno le slot machine, compiendo un atto coraggioso, perché è vero che con le macchinette alla fine uno si paga le bollette, perché le ecco, su questa sono più che convinto a trovare qualcosa di ancora più utile, di ancora più onorevole, di aiuto per questi locali che rinunciano a questo guadagno facile. Grazie. Scusate se ero un attimo al telefono, ma era una chiamata da comune per una questione che stavo seguendo. Ma io direi, secondo me, allora mi pare di capire se non ci sono interventi contrari, che sul registro dovremmo essere, direi, tutti concordi come idea. Il suggerimento, siccome io, vabbè, sono un giurista, quindi non sono un medico, sono totalmente ignorante in materia sulla questione dei vetri oscurati, in effetti. Da un lato, io adesso parlo in maniera molto grezza, da un lato, tra virgolette, psicologicamente metti in imbarazzo chi ci va, dall'altro, giustamente, potrebbe verificarsi che per assurdo uno che non sa come è dentro dice, vede e per assurdo incita ad entrare. Io, se siete d'accordo, direi di, come Presidente di Commissione, faccio la comunicazione formale alla Giunta dove. Come commissione proponiamo di farsi parte attivi per questo registro, ovviamente a livello meno comunale, a livello municipale direi che sarebbe poco, e di valutare la questione dei vetri oscurati, ovviamente con i pareri di chi magari se ne capisce un po' più di noi. Breve inciso, magari qualcuno non lo sappiamo tutti, vi posso dire che a livello regionale. Sono state nel mese di dicembre, se non ricordo, o novembre o dicembre, depositate alcune proposte di legge proprio sul tema della ludopatia e dell'azzardo e c'è la commissione deputata che inizierà a metterci mano. Da quello che ho percepito, c'è la volontà di fare un intervento legislativo. Quindi, se per voi va bene, io suggerirei alla Giunta di farsi parte attiva e al Comune perché nel momento in cui la Regione, che è l'ente legislativo locale, mette mano, direi che incide maggiormente che di un municipio. Io approfitterei della cosa. Palomba e poi Belgrano. Grazie Presidente. In realtà, allora, per cavalleria, parola a Belgrano perché ho già parlato tanto e forse c'era lo Giacco che voleva intervenire. Belgrano, prego l'audio. Maria Luisa, attiva l'audio, ce l'hai bloccato. Adesso mi sentite? No, volevo dire che se c'è stato un gruppo di lavoro che ha studiato un pochino, si è informato, probabilmente questa cosa dei vetri oscurati non se la saranno inventata loro, ma se la sarà venuta fuori da, appunto da qualche cosa in cui si sono informati. E poi c'è da dire che il fatto che
che non si vede, che si veda la gente dentro, può essere anche un deterrente, perché le persone possono anche vergognarsi a volte di giocare o di perdere del tempo lì. Quindi io lo considero un ulteriore deterrente il fatto che scusate, mi sto confondendo. Io faccio fatica molto a sentire, no. Maria Luisa, se puoi provare a urlare nel microfono, perché io ti sento bassissima. No, scusate, forse mi sono contraddetta in due cose, nel senso che da una parte penso che il fatto che le persone siano viste mentre giocano può essere anche per loro vergognoso farsi vedere, e quindi può essere una roba che va a loro... cioè, a loro discapito in quel senso lì. Nello stesso tempo penso che appunto il fatto, quello che hanno rilevato il gruppetto di lavoro, possa essere già una cosa di per sé in cui loro si sono informati, ecco, non è che l'hanno inventata da zero, scusa, capito. Grazie. Ciao. Io non avevo visto l'intervento di Loggiacco perché non c'ero in chat, però Lino, mica volevi intervenire? No, intervenire, quanto detto da Palomba, ha detto tutto quello che poi ci siamo detti. Personalmente, con il discorso del gioco d'azzardo, oltre ai vetri, io metterei anche un tracciamento di presentare dei documenti, il codice fiscale, come si fa nei distributori automatici, che se non è distributore il codice fiscale non puoi prendere un pacchetto di sigarette. La stessa cosa lo farei anche in questi sul discorso del gioco d'azzardo, cioè essere molto molto fiscali, e come diceva anche la consigliere Belgrano, sul discorso dei vetri ci siamo informati e si potrebbe fare, cioè si andrebbe contro anche su un discorso della legge della privacy, però questa non è legge della privacy, ma si va oltre. Grazie. Ok, prego Palomba. Grazie, in effetti, come diceva correttamente la consigliera Belgrano, abbiamo fatto delle ricerche, e nel 2018 per esempio credo che il primo comune sia stato Jesolo ad introdurre l'obbligo dei vetri trasparenti e della rimozione di adesivi, anche perché mi permetto di dire, io accolgo l'obiezione del consigliere di Antonio, perché è vero, potrebbe essere incentivante vedere il paese dei balocchi trasparente, ma allo stesso modo in realtà una sala slot è molto connotata, tenete conto poi del fatto qui è molto connotata anche con i vetri oscurati, forse proprio quelli sono quelli che la connotano di più, tenete conto anche di questo fatto che invece nei locali in cui per me impropriamente ci sono delle slot, queste sono messe in luoghi un po' più bui, non a caso, in luoghi un po' più appartati, dove poi il giocatore o il ludopatico, che dir si voglia, possa tranquillamente continuare a giocare. Quindi mi viene in mente che forse adesso, così parlando con le vostre sollecitazioni, forse sarebbe anche il caso che chi le vuole mettere le metta bene in evidenza, così il consumatore coerente, il consumatore per così dire responsabile, il seriale sì, è il ludopatico Lino, ma il consumatore dico responsabile, se io voglio entrare in un bar a prendere un caffè, almeno non me ne devo accorgere dopo che ci sono le macchinette, e quindi non prendo il caffè, ma so che lì ci sono le macchinette, o se no con registro degli esercenti virtuosi andremo a prendere tutti il caffè laddove non ci sono slot machine. Scusate, ogni tanto anch'io mi dimentico di accendere l'audio. Collega Olivieri. Volevo precisare che, benché abbia sollevato un dubbio, cioè presentato l'altra parte della faccenda del vetro oscurato, io sono favorevolissimo. Cioè, qualsiasi cosa possa essere utile, la si faccia. Grazie. Era chiaro, collega Olivieri, consigliere, era chiarissimo.
ci mancherebbe. Ok, grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, mi pare di percepire che c'è l'unanimità della Commissione su queste cose. Allora, per chiedere alle FIRA, come Presidente di Commissione, mi faccio carico di trasmettere alla Giunta quanto proposto dal gruppo di lavoro e fatto proprio dalla Commissione e di farsi carico presso il Comune, eccetera. Belgrano, prego. L'audio. Io volevo dire che il cartello dove non si gioca in qui non giochiamo le slot machine, in tanti tabacchini era già stato messo in passato, però effettivamente era un cartello abbastanza piccolo, non era evidenziato. Io più volte l'ho cercato per vedere dove andare a comprare o no alcune cose, altre cose, e non sono mai, insomma, non sempre si vede, ecco, quindi sarebbe da evidenziarlo in un modo veramente visibile da tutti, qualcosa che sa che veramente... Capito, perché se metti una cosa e poi non si vede non serve a niente, molto banalmente. Se va insieme a tutti gli altri cartelli che hanno i tabacchini non si vede. Ok, va bene. Olivieri? Sì. Visto che questo è un tavolo di proposte, poi vedremo che cosa ne succederà e che accadrà, però anche il punto 3 presentato da Lino, dal collega Loggiacco, io non lo cancellerei, cioè non lo rifiuterei a prescindere. Perché no? Facciamo sì che venga richiesto il codice fiscale come quando dalla macchinetta devi comprarti le sigarette. Poi può essere fantascienza, però... io non lo escluderei a priori. La Belgrana è favorevole, visto dalla faccia. Allora, scusate, sui primi due punti direi che è una cosa che a livello locale, come dire, non ci dovrebbero essere problemi. Sul codice fiscale con beneficio, perché direi che questo è più una cosa legislativa a livello nazionale, quindi tranquillamente la possiamo buttare lì come proposta, sapendo bene però che è il governo centrale che deve fare questa cosa, cioè basta che ne siamo consapevoli tutti quanti, eh? L'importante per me va benissimo, però basta che non ne siamo consapevoli. Maria Luisa? Cioè, io non dico, non ha senso, cioè come fai a mettiti, chiedere... scusami, il microfono attaccato alla bocca, grazie. Come fai a chiedere il codice fiscale e quindi la carta d'identità per una cosa di questo tipo? Puoi chiedere la carta d'identità per vedere che uno sia maggiorenne, ammesso che sia obbligatorio per legge, ma immagino di sì. Però il codice fiscale che senso ha? Scusatemi, un minimo di privacy, sì, anche in, teoria, in questo caso, non è che... In teoria sul documento ti posso dire, sulla carta d'identità posso risponderti io, in teoria puoi, perché per legge addirittura c'è stata una riforma 3-4 adesso, pochi anni fa, che alcuni hanno pensato che fosse liberi tutti per i minorenni, in realtà è stata ancora più incisiva, perché non solo non potevano giocare alle macchinette, non puoi proprio in nessun modo farli avvicinare, quindi per assurdo è proprio esplicitato che i minorenni non si possono giocare, quindi sulla carta d'identità direi che ci sono gli estremi, immagino anch'io. Quindi, sul codice fiscale ti dico, è una questione che deve essere fare, il codice fiscale è una questione proprio per privacy e tutto, è una questione dove può intervenire solo il legislatore, perché nel momento in cui il legislatore dice per prendere le sigarette devi inserire il codice fiscale quando c'hai la macchinetta, molto banalizzando, puoi fare una cosa analoga, ma deve essere una questione legislativa, non può certamente essere una cosa locale. Le macchinette, penso che il codice fiscale attraverso la tessera sanitaria sia fatto perché le persone devono essere maggiorenni anche per acquistare, immagino, le sigarette. Però per giocare, cioè non chiediamo, non ci sono... anche il gruppo sanguigno, chiediamo tutto. Va bene, va bene. Dai, allora portiamo avanti queste cose qui, le suggeriamo, quella del codice fiscale la metterò in modo tale che siamo consapevoli che il codice fiscale è un documento, quel che sono cose legislative. Quindi direi che su questo come commissione... Prego, Palomba. Scusi, Presidente. Voglio confermare che per legge il gioco d'azzardo è vietato ai minori di 18 anni, quindi limitatamente al controllo del... esattamente come la vendita dei tabacchi e degli alcolici. Perfetto, grazie. Allora, direi che siamo tutti d'accordo, portiamo avanti questa cosa qua e vi tengo poi informati. Allora, l'ultimo punto, vari eventuali, solo una cosa, mi dovrò per il mese di aprile solo per i lavori.
Faremo sicuramente una seduta normale, perché abbiamo anche la mozione che avevamo rinviato di masera, però mi dovrò sentire col collega Macchi per fare una seduta congiunta di commissione 2 e 3 su quel, all'esito di quello che era emerso, che aveva anche detto il presidente di municipio nell'ultimo consiglio municipale sulla questione del progetto anche di recupero del centro. Quindi verifichiamo una data, sicuramente nel mese di aprile faremo, oltre alla seduta normale, anche una seduta congiunta di seconda e terza commissione, e vedremo che audire. Edoardo, magari poi nel fine settimana ci sentiamo con calma un momento e vediamo di quadrare il cerchio. Quindi altre cose non sono arrivate, per cui se non ci vediamo prima faccio gli auguri alla commissione. Presidente, buona posso, dire, Presidente posso dire una cosa? Prego. Grazie, un'osservazione. Se è possibile fare delle commissioni un po' più, come si chiama, un po' più operative, le spiego. A parte il tavolo di lavoro e la mozione del consigliere Olivieri, le altre mozioni sono state spostate alla prossima commissione, perché è un controllo di informazione o quant'altro. Se la mozione arriva prima, c'è giusto il tempo per informarsi e portare fuori queste informazioni, e si potrebbe evitare in questo caso fare delle commissioni che si parla come è successo oggi, che non la vedo così tanto operativa. Questo è un mio pensiero. Ma guarda, tutti i suggerimenti sono sempre ben accetti. Penso che di averlo ripetuto fino alla nausea, che io sinceramente di fare commissioni su mozioni non è che io ne vada orgoglioso e fiero, mi piacerebbe portare argomenti tipo gruppo di lavoro. Quindi io l'ho sempre detto che se ci sono proposte ben venga, io quelle, ci sono anche le mozioni, ci sono anche quelle. Sì, no, ma cosa voglio dire, che fare la commissione solo di mozioni, che come dico, mi sa molto da passacarta, mi piacerebbe anche entrare in progetti. Cioè, ci sono anche le mozioni che bisogna portare avanti. Poi se uno presenta una mozione e poi dopo 15 giorni, 20 giorni che si era presentata la mozione, si fa commissione e lei dice che bisogna prendere informazioni, se ne parliamo il mese dopo, non mi sembra tanto giusto per quanto mi riguarda. Piuttosto si salta la commissione e ci vediamo il mese dopo, piuttosto. Non c'è questo obbligo di fare le commissioni perché dobbiamo fare. Questo, ripeto, è un mio pensiero. Bene, poi Capallomba si è prenotato, prego. Sì, due cose, va bene. Intanto un'altra suggestione, sono d'accordo con lei, Presidente, quando dice che non ci dobbiamo trasformare in passacarte, ma ho il grande timore che con la riforma dei municipi questo presto accadrà. Invece per quanto riguarda il lavoro sul gioco d'azzardo, mi premerebbe convertirlo in mozione con tutti i colleghi e presentarlo come un lavoro della Commissione 3, senza nessun cappello particolare, perché è stato un lavoro di squadra, e quindi mi piacerebbe declinarlo in una mozione che poi presentiamo tutti insieme, se per lei va bene, se per voi va bene. Ma allora, come preferite, cioè io solitamente quando ci sono i gruppi di lavoro che propongono, ho sempre fatto una comunicazione formale con protocollo, firmandomi come presidente di commissione, in cui dico: il gruppo lavoro si è riunito, la commissione ha deciso questo, due punti, elenco. È una cosa che posso tranquillamente, non dico che la faccio domani perché sarei scorretto, non ce la faccio oggi stasera a scriverlo, però tranquillamente nei prossimi giorni, due o tre giorni lo faccio. Se invece preferite una mozione, ci vuole il tempo materiale per scriverla. La cosa, come ho fatto sempre, due o tre giorni tranquillamente la comunicazione formale la faccio, ma come preferite voi, cioè già la comunicazione formale di commissione. Lascio ai colleghi, ecco, l'onere della risposta. A me piaceva l'idea che uscisse, ma come farà lei, come lavoro di commissione 3. No, quello... era bipartisan. No, su quello voglio essere chiaro che è sempre così, eh? È sempre così, poi è ufficialmente un lavoro di commissione, quindi io direi così. E tra l'altro anche per le questioni operative è giusto che siamo in tema,
Io avevamo ancora un paio di sopralluoghi in arretrato, avendo avuto finalmente il parere positivo che si potevano fare i sopralluoghi solo un paio di mesi fa, addirittura ho recuperato, come si dice, le richieste che mi erano state fatte anche dal collega consigliere Lucente e alcune altre pratiche che avevamo lasciato indietro, come anche il Masuero. Cioè, magari... mea culpa, magari non riesco a trasmettere il lavoro che c'è dietro quando organizzo una commissione. Cercherò di specificare ulteriormente, ma vi garantisco che non è propriamente immediato. Però mi farò carico per specificare magari meglio certe situazioni. Ogni commento, osservazione io le accetto sempre ben volentieri, perché bisogna sempre fare meglio, quindi ci mancherebbe altro. Se non direi che... Presidente, scusi, volevo fare un intervento. Sì, avevo mandato nel corso dei, direi delle settimane passate ormai, sì, anche altre due mozioni che credo sarebbero ricadute sotto il cappello della, della terza commissione. Allora, penso che specifiche... lei faccia riferimento al bike bus, al pin bike e l'altro al tracciato podistico e al porto antico. No, ci siamo confrontati con il... ecco. Ripeto, se magari non fosse passato concetto, quando stelliamo i calendari, gli ordini del giorno, ovviamente c'è un confronto fra me, il presidente dell'altra commissione e il presidente del municipio, quindi non è che io mi sogno ogni tanto. Quelle lì abbiamo guardato, essenzialmente non è sport, diciamo, è viabilità di fatto, quindi l'abbiamo considerata come viabilità e la viabilità ricadeva sotto la seconda commissione, infatti sono calendarizzate nella seduta di domani. Perfetto, perfetto, allora grazie mille. Ci mancherebbe. Colleghi, allora se non ci vediamo prima, vi auguro una buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Grazie a tutti quanti. A tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, grazie.